chiaramente un cambiamento di atteggiamento da parte dei consumatori verso la sostenibilità. Un tema che sembrava unicamente interessare un'elite, oggi è diventato un tema comune, anche grazie all'iniziativa dei giovani nella lotta al cambiamento climatico. Le imprese si stanno adattando. Nell'ultimo anno c'è stato un cambio netto di interesse su questi temi, anche perché le nuove tecnologie consentono effettivamente di cambiare modo di produrre. La politica è in ritardo, non solo a livello nazionale, ma certamente in Italia ci sono stati ritardi forti. Questo non vuol dire che non vengono fatte cose, ma manca finora una visione integrata, come spesso manca anche all'interno delle aziende. L'obiettivo di oggi è di ragionare un po' sul consumerismo, di ragionare un po' sul futuro, come dice una frase che ho rubato a McLuhan: capire il presente per immaginare il futuro. Vogliamo essere un attore attivo dell'integrazione sociale, della trasformazione energetica e anche della protezione dell'ambiente. E per questo siamo riusciti a scrivere, lo vedete qua, quello che chiamiamo la raison d'être, è quella di essere coinvolti, di agire tutti i giorni nell'interesse dei nostri clienti e della società. Sì, abbiamo bisogno di considerare simultaneamente la sostenibilità ambientale e quella sociale. Le disuguaglianze sono aumentate e sappiamo che per molte persone non è possibile passare a stili di vita diversi e consumi diversi che comportano costi maggiori. Da un lato, l'innovazione tecnologica consentirà alle imprese di produrre in modo sostenibile anche abbassando i costi, ma c'è un forte periodo di transizione, non breve. Poi le disuguaglianze non sono solo di reddito, sono disuguaglianze di accesso all'informazione, di educazione. Le disuguaglianze stanno diventando un tema centrale anche della politica ed è qui dove la politica dovrebbe, attraverso incentivi e disincentivi, accelerare questo processo. Thank you.